Invece volevo segnalarvi alcuni problemi che secondo me sono fortemente legati. Uno è il nuovo assetto idraulico. Sul sito ci sono tre corsi d'acqua, chiamiamoli così, ma quello principale è il torrente Guisa. Il torrente Guisa ovviamente disturba perché attraversa il sito, e quindi quello che si sta facendo è una deviazione del torrente Guisa, che quindi invece di attraversare il sito dovrebbe, possiamo vedere, esatto, dovrebbe andare in modo perimetrale, diciamo, ai bordi del sito. Questo implica dei problemi sicuramente, perché il torrente comunque aveva una sua fascia di rispetto paesistico. Nel momento in cui lo si devia e lo si porta in quella posizione, la fascia di rispetto paesistico è già compromessa in parte, insomma è difficilmente mantenibile. Ci sarà una messa in sicurezza con la realizzazione di una vasca di laminazione interrata sotto un parcheggio che starà proprio di fianco al torrente, e quindi appunto bisognerà capire cosa farne dopo l'Expo. E c'è un altro problema, che la qualità delle acque del Guisa è una qualità che è definita, diciamo, da norme, è definita scadente, potete immaginarla. Allora, evidentemente, è vero che non attraversa più il sito, gli sta intorno, comunque indipendentemente dal fatto che sia per l'Expo o meno, ma quel corso ha una qualità scadente, potrebbe essere un'occasione questa per fare dei risanamenti, degli interventi di risanamento a livello di bacino. Possiamo andare avanti? L'altro problema dell'assetto idraulico è questo. Vedete che alla fine dell'Expo, questa sarà l'assetto. C'è la via d'acqua. Come si fa a portare? Abbiamo visto prima, c'è un canale perimetrale, diciamo, del sito. Come si fa a portare l'acqua al canale perimetrale? Ecco, c'è la via d'acqua, sostanzialmente, che porta l'acqua dal canale Villoresi, diciamo, da nord, e poi la fa confluire a sud, nel Naviglio Grande. Ora, mentre la parte settentrionale è un recupero di vecchi pezzi di canali, eccetera, e quindi non presenta grandi problemi, e anzi ha dei miglioramenti dal punto di vista paesistico, ci sarà una pista ciclabile, una serie di interventi paesistici e così via, la parte sud è più problematica, ma quello che riguarda invece cosa sarà del sito dopo è il fatto che quello che è garantito alla fine è quel corso che vedete lì, perché è quello che porta l'acqua da nord a sud. Quindi tutto il pezzo perimetrale, tutto il pezzo di perimetro che non sarà più alimentato, a meno che si facciano delle scelte, perché per ora non è deciso, non si sa chi potrà gestirlo, con quali costi e così via. Quindi rischiamo di avere alla fine il sito che nasce col canale, ma alla fine questo canale, che è impermeabilizzato di cemento, eccetera, non si sa se potrà sopravvivere con l'acqua dentro. Possiamo andare avanti. Immaginate che c'è, voi vi immaginate ovviamente che c'è un grosso problema di mobilità dovuto a questi numeri che abbiamo visto. Stamattina c'era Casiroli, non so se c'è ancora, ha fatto alcuni studi anche sulla mobilità, diciamo, dell'Expo. Qui vedete la ripartizione modale che è prevista. Il 19% sono bus privati, il 19% sono auto, il 4,7% sono taxi e poi il 56% sono trasporti pubblici. Ora, per garantire una ripartizione simile con tutto questo carico sul trasporto pubblico, è evidente che il trasporto pubblico attuale è sottodimensionato, l'offerta è sottodimensionata. È necessario avere sicuramente un potenziamento, un rafforzamento.
C'erano state delle alternative prese in considerazione, si parlava di un raddoppio della stazione della metropolitana di Pagano per riuscire a far passare più metropolitane direttamente verso l'Expo, si era parlato di una stazione ferroviaria di riaprire, diciamo, un nodo che è il nodo di Stephenson, però diciamo questi interventi infrastrutturali non sono stati fatti e il problema è che ci sarà da fare degli investimenti, ci sarà da verificare che si potenzi davvero treni, metropolitane, bisognerà passare a una frequenza di 2 minuti circa invece che di 4 minuti attuale e così via. L'unico fatto positivo, se volete, è che l'impatto del traffico è leggermente disallineato rispetto all'ora massima di punta, nel senso che l'Expo apre alle 10 e quindi il traffico è leggermente, diciamo, più avanti. Però vedete che nonostante questo fatto 56% trasporti pubblici, c'è una quota comunque di mezzi privati che è alta. I bus privati vanno a finire in un parcheggio che è lì sul sito, vicino al sito, ma le auto bisogna mandarle da qualche parte sostanzialmente. Allora per le auto è ancora tutto in discussione, c'è il problema di localizzare sostanzialmente dei parcheggi, alcuni che ci sono già e che quindi vanno potenziati o semplicemente utilizzati, altri vanno costruiti, ma si parla di creare alcuni parcheggi remoti che dovrebbero ricevere, diciamo, il traffico, però voi capite che questo potrebbe implicare dei problemi di circolazione, ovviamente, a livello locale, e poi ci sarà il problema di come portare la gente dal parcheggio remoto, evidentemente, all'Expo, cosa che si dovrebbe fare con delle navette, e quindi c'è, insomma, tutto il problema della mobilità che sicuramente esiste, è pesante e, ripeto, ha come unico vantaggio il fatto che incide in un non contemporaneamente all'ora di punta e quindi in parte può essere assorbito. È chiaro che possiamo tornare indietro un attimo? È chiaro che per affrontare questo problema della mobilità è importantissimo attuare misure anche gestionali, di gestione intelligente. E queste misure di gestione intelligente in parte sono temporanee durante il sito, ma in parte sono un'occasione da cogliere, perché sono l'occasione che possiamo, 3 minuti, che possiamo cogliere perché si tratta di fare infomobilità. Si tratta di realizzare, per esempio, una cosa che a Milano, nella grande Milano, non si è mai fatta, che è l'integrazione tariffaria e così via. Quindi ci sono una serie di occasioni che si possono cogliere, diciamo, c'è da affrontare questo problema, devono essere colte in tempo, ovviamente, e devono essere stimolate. Andiamo avanti. Qui avevo messo soltanto alcuni degli altri punti di attenzione, ma non mi soffermo, o meglio, mi soffermo solo su uno, gli altri ve li lascio alla lettura. Mi soffermo su uno perché è un'altra occasione da cogliere, che è quella dei rifiuti. Ci sarà ovviamente una produzione di rifiuti, ci dovrà essere prevenzione, ci dovrà essere molta cura rispetto agli imballaggi, eccetera, eccetera. Però poi c'è un'attenzione molto forte, c'è un'intenzione, diciamo, di fare molta raccolta differenziata. Però è chiaro che in una occasione di questo genere una raccolta differenziata significativa alta si fa solo se si raccoglie anche l'organico. E a Milano l'organico non si raccoglie. Allora potrebbe essere questa l'occasione, visto che sarebbe necessario costruire la filiera,
per andare ad agire anche su questo e far partire, diciamo, la raccolta dell'organico anche a Milano. Due considerazioni conclusive. Chiedo scusa, ma... due considerazioni conclusive molto veloci. Una è che ovviamente l'Expo non è a impatto zero e non essendo a impatto zero ha bisogno di compensazioni. E le compensazioni vanno decise prima e devono essere compensazioni di tipo ambientale, non possono essere compensazioni su altro. E quindi io credo che ci debbano essere almeno tre tipi di compensazioni. Una sulla perdita di valore ecologico dei suoli, una sulle emissioni climalteranti, con delle regole, ripeto, definite a priori e che danno luogo a degli interventi sul territorio che migliorano, diciamo, questi aspetti, e terzo, come dicevo prima, l'intervento sul bacino del Guisa. Ultimissima considerazione è quella sul monitoraggio. Non possiamo affrontare l'Expo vista il fatto che si prenderanno tante decisioni in corso d'opera, molte decisioni devono ancora maturare. Pensate per esempio, se guardi la prossima, pensate per esempio la localizzazione dei parcheggi o altri aspetti. È necessario assolutamente un monitoraggio continuativo nel quale si rivalutano una serie di cose, si prendono decisioni in continuazione. Quindi bisogna strutturare un sistema di monitoraggio al quale, a mio parere, il Comune deve partecipare, che in qualche modo può riorientare le scelte sulla base delle decisioni che via via si prendono. Torniamo indietro. E l'altra cosa è che il monitoraggio non può essere limitato al sito dell'Expo, ma deve guardare l'insieme degli interventi che incidono sull'area, e qui ne vedete alcuni.